il primo Pasquale Mazzocchi, ovviamente lo salutiamo da lontano, che va a piedi non so dove, magari lo... no, rimaniamo qui ovviamente, però dato che ci stanno già ci hanno guardato già da lontano. Sì, sì, però rimaniamo qui anche per la privacy. E, però forse va a trovare qualche familiare, immagino, magari poi restiamo qui e lo vedremo tornare, perché devono tornare tutti con il treno, almeno da programma. Poi sappiamo che quest'anno i programmi spesso e volentieri vengono con il treno, sì, notturno, vengono spesso e volentieri cambiati, no? Voi, cioè, pensate che io parli con il muro, invece no, c'è Vittorio che abbiamo questo colloquio continuo. E lui abbiamo visto quindi Paco Mazzocchi con delle buste, quindi immagino che andasse da qualche, non lo so, amico, parente. E io sarò pronto nel caso poi ripassasse, ovviamente gli siamo tenuti lontani per non dare. Vieni Vittorio. E tra l'altro non, almeno per il momento, vedo i membri dello staff tecnico, anzi lo staff, non so come definirlo, staff legato al magazzino, però non vedo Tommaso Starace, quindi non so se c'è o non c'è, ma comunque diciamo che anche in questo caso magari c'è un po' di turnover. Mi sono perso, stavo parlando di Giovanni Simeone, l'ho detto un po' prima nel trambusto, che ha avuto una grande chance dal primo minuto, però purtroppo non l'ha saputa sfruttare. Ovviamente complice comunque un primo tempo molto precario del Napoli, come ho detto prima, però ovviamente ci si aspettava qualcosa in più. Marco, poi... allora ti do una notizia, te la do in esclusiva. Ci abbiamo lavorato, l'abbiamo visto uscire. Pasquale Mazzocchi lascia lo stadio. Prego anche magari chi sta seguendo da casa sul nostro portale di riferimento, perché è una notizia che penso non sia stata data da nessuno, la diamo noi in anteprima. Pasquale Mazzocchi sta rientrando a Napoli da solo perché ha anticipato i tempi, in quanto sta per nascere la piccola Clarissa, la figlia appunto di Pasquale Mazzocchi, e quindi lui ha anticipato i tempi, rientra non con la squadra ma rientra appunto prima a Napoli, proprio perché sta per nascere la piccola Clarissa. Ovviamente a Pasquale vanno tantissimi auguri. Io che ho avuto modo insieme a Vittorio Bernardo lì di poter realizzare uno speciale su di lui, ovviamente mi fa enormemente piacere questo.